Ciao a tutti e bentornati, benvenuti su FanaticoGo Reloaded. Questa volta vediamo un sito molto simpatico, molto utile, soprattutto che se l'avessi avuto io ai tempi della scuola, di quando studiavo, andavo benissimo a scuola. È un sito appunto che, come avete capito, ci permette di andare meglio a scuola, perché ci permette di fare un riassunto partendo da un copia e incolla di un testo completo. Ma vediamo che questo sito non fa soltanto il riassunto, ma fa pure altre cose, fa anche traduzioni. Andiamo a vedere sul computer. Allora, abbiamo qui il browser, abbiamo caricato già Resumer, la pagina di Resumer, è la pagina che è divisa in due parti, abbiamo tutte le lingue che vogliamo qui sulla destra, ma ovviamente adesso è settata in italiano, e sulla parte sinistra possiamo incollare il nostro testo. Usiamo quello di esempio in questo caso, perché c'è già un esempio, eccolo qua, parla di un gatto qua, da quello che vedo, e vediamo quanto è lungo. Ok, vedete, su in alto c'è il tasto Resumer, si chiama. Con quel tasto possiamo appunto visualizzare il risultato che ci interessa sulla parte destra dello schermo, della schermata. Eccolo qua, sta processando, c'ha 7 passaggi, eccolo qua, l'ha creato e addirittura ha fatto anche i capoversi, vedete, nel letto scuro. Spostiamo un po' la camera, ok. E poi sotto ci sono delle opzioni che adesso ve le farò vedere alcune, perché possiamo fare altre cose oltre a questa qui, che è tutto totalmente automatico. E andiamo a vedere, infatti, intanto vediamo. Prendiamo questa pagina di Wikipedia, di ZX Spectrum, che è un vecchio computer degli anni 90, chi della generazione mia lo sanno, e copiamo tutto il testo su Wikipedia e lo andiamo a incollare su Resumer. Eccolo qua, prima cancelliamo, facciamo copia, abbiamo fatto, facciamo incolla. Eccolo qua, questo è il testo preso, catturato da Wikipedia. Eccolo qua. Ok, stiamo processando con il tasto Resumer, eccolo qua. Ci ha detto che praticamente, scusate, ci vedo poco, l'ha ridotto, ci dà che livello di percentuale di sintesi ha usato. Vedete, ha messo anche i capoversi. Abbiamo a sinistra l'originale, quello che abbiamo incollato, e a destra appunto il sunto, come possiamo dire. E abbiamo visto che ci sono anche dei pulsanti qua, che possiamo fare altre cose. Per esempio, possiamo decidere che tipo di sintesi vogliamo. Ecco, per esempio, andiamo, questa è quella automatica, e qui ho ottimizzato e ci fa un altro tipo di sintesi, eccola qua, che è diversa da quella di prima, per cui c'è già un risultato completamente diverso. Ha fatto un altro tipo di sunto, infatti stiamo scrollando, vedete, eccolo qua. Quello interessante è la prossima opzione che vi faccio vedere, che la facciamo in analisi. Ok, ci evidenzia tutti i punti salienti, tutti i punti importanti del testo che abbiamo incollato. Quindi vedete, come se facessimo con l'evidenziatore sul libro, in pratica, solo che lo fa il computer, lo fa il sito online. E questo è molto carino per studiare. E vediamo adesso di come si può cambiare il livello, cioè non il livello, sì, il rapporto di sintesi, diciamo, sintetizziamo ancora di più. Qui c'è questa slide, possiamo dire, questo cursore, come si dice, cursore, in cui decidiamo, ecco, in questo momento abbiamo deciso che faremo 300, ridurremo di più. E non riesco a capire che percentuale ho messo, è troppo piccolo, non ci vedo bene. Ecco qua, andiamo sulla finestra, ci dà il risultato dentro una finestra, sta elaborando, ed è qui che possiamo vedere, capire come viene esportato. Ovviamente poi possiamo copiare e incollare su un file di testo qualsiasi, ce lo possiamo stampare come ci pare, perché il testo comunque è selezionabile. Eccolo qua, come vedete si è molto ridotto, ha fatto una sintesi molto approfondita. Eccola qua, la finestra è fatta in molto più, ha molto meno parole. Adesso voglio riprovarlo a metterla al minimo. Il minimo, da quello che ho visto, sono 300 parole in questo caso, perché questo testo è di 2000 e passa parole, credo, preso lì da Wikipedia. E proviamo a farlo di nuovo. Ok, saliamo, passiamo a 300 parole,
Andiamo, ecco così, così è proprio sintetizzato al massimo, 300 parole. Processiamo, vediamo un po' che dice. Sta elaborando, ok. Ci metto un attimino, insomma, per tirare su, farsi i suoi bei calcoletti. Questa è tutta una cosa che fa tutto online, quindi ci vuole un po' un attimo di tempo. Allora, eccolo qua. Sta finendo. Che passaggio è? 2 di 3. Ok, è arrivato al terzo. Ok, eccoci qua. Queste sono 300 parole. Come vedete, ha fatto una sintesi molto, molto alta, un livello molto alto di sintesi. Come vedete, sono 300 parole. L'essenziale. Allora, se io volessi, per esempio, tradurre questo essenziale che ho fatto di 300 parole, posso tradurlo. Eccolo qua, c'è il tasto traduzione. Eccolo qua, qui ovviamente scegliamo la lingua. Ci sono tantissime lingue, ma io direi per esempio di farla in inglese. Dov'è l'inglese? Ok, inglese. Basta, premiamo la I. Premiamo la I. Dov'è la I? Ok. Addirittura il latino ho intravisto, addirittura il latino. Allora la I. Ok. Vabbè, scusate, il DIN, sto cercando la I. Dov'è la I? Sto spostando col cursore, la I che vorrei. Inglese voglio l'inglese, eccoci qua, ecco, inglese a posto. E ovviamente procediamo. Niente, l'ha già tradotto, eccolo qua, è in inglese. Sono queste 300 parole che ho fatto. Poi, ovviamente, possiamo selezionarle, copiarle su un file di testo normale e stamparcelo. E abbiamo fatto la nostra ricerca. Un sito veramente utile, veramente pratico, che come avete visto si tratta soltanto di fare copia e incolla e praticamente il resto fa tutto lui, ci pensa tutto lui. Grazie della visione, se vi è piaciuto il video lasciate un like, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.